Cari genitori, per poter presentare la domanda di trasporto è necessario recuperare il link attraverso il sito del Comune di Cento. Andiamo nell'area tematica, scuola, infanzia e istruzione. E poi in trasporti. Nell'area iscrizioni possiamo andare a cliccare direttamente nel link evidenziato che ci porta direttamente alla pagina del sito dove faremo la domanda. Se questa non è la prima volta che si accede per presentare una domanda nell'ambito dei servizi scolastici, è possibile riutilizzare le credenziali d'accesso impostate con la prima registrazione. Qualora non le si ricordi, è possibile procedere con il recupero cliccando Recupero credenziali, inserendo l'email usata in fase di registrazione. Se invece questa è la prima volta in cui si accede a questo portale, è necessario fare una nuova registrazione. È necessario il codice fiscale di un genitore, una mail valida e il numero di telefono. Poi impostiamo un nome utente e una password di almeno 8 caratteri e 2 numeri. Controlliamo che tutto sia corretto e clicchiamo su Conferma. Accediamo con le credenziali immesse in fase di registrazione. Una volta entrati nel portale, clicchiamo su Iscrizioni, Servizi scolastici e Nuova domanda. Arrivando nella pagina Scelta servizi e utenti, clicchiamo sul più di fianco all'anno scolastico 2020-2021. Si aprirà una tendina e a quel punto clicchiamo su Trasporto scolastico 2020-2021. Adesso abbiamo di fronte i componenti del nostro nucleo familiare. Indichiamo il bambino o la bambina per cui stiamo presentando la domanda e che usufruirà del trasporto scolastico. Dopodiché indichiamo la relazione parentale che ogni componente del nucleo ha con il bambino o la bambina a cui stiamo facendo la domanda. Finito questo procedimento, clicchiamo su Avanti, in alto a destra. Qui troviamo i recapiti che abbiamo inserito in fase di iscrizione ed eventualmente è possibile aggiungere altri recapiti negli spazi bianchi. A questo punto inseriamo la classe e la sezione che il bimbo o la bimba frequenterà a settembre. Qualora non si dovesse ancora sapere la sezione, inseriamo 0. Qui, invece, indichiamo la scuola cliccandoci sopra. E proseguiamo cliccando avanti. Passiamo adesso a scegliere le modalità di pagamento, tramite MAV, e quindi il bollettino, o tramite SEPA. Se scegliamo questa opzione dovremo poi inserire l'IBAN. Poi clicchiamo in avanti e arriviamo nella penultima schermata. Clicchiamo sulla prima freccina blu dove andiamo a selezionare la voce in base alla scuola frequentata dal bambino o bambina. Più da vicino interessa ai bambini iscritti alla scuola primaria e secondaria Pascoli di Corporeno. Nel nostro caso, in quanto il bambino frequenta l'infanzia Pacinotti, spuntiamo l'ultima voce. Ho iscritto mio figlio a una scuola diversa dalla scuola primaria e secondaria Pascoli di Corporeno. Qui indichiamo i dati del genitore e la residenza. Nella tipologia di servizio indichiamo se andata e ritorno, solo andata o solo ritorno. In dettagli fermata inseriamo la data di inizio del servizio. Se coincide con l'apertura della scuola, mettiamo una data indicativa di quanto potrebbe riaprire a settembre e l'indirizzo di partenza e di arrivo. In questa sezione, adulti autorizzati al ritiro di mio figlio, possiamo indicare le persone alle quali si vuole fare la delega per il ritiro al ritorno con il pulmino. Adesso andiamo in Allegati e selezioniamo il tipo di documento che andremo ad allegare nella pagina successiva. Passiamo nelle ultime sezioni dedicate alla privacy. Dopo averne preso visione, le spuntiamo tutte, altrimenti non ci fa andare avanti. Una volta finito di spuntare tutto, clicchiamo ancora una volta su Avanti e passiamo all'ultima pagina. Come ultimo passaggio
Andiamo ad allegare il documento. Clicchiamo su Nuovo, si aprirà la tendina Tipo di allegato. Clicchiamo su Documento identificativo. Carichiamo, salviamo e inoltriamo la domanda dopo aver controllato tutte le informazioni inserite. È possibile che caricando l'allegato il programma si blocchi. In questo caso sarà possibile consegnare copia del documento presso l'ufficio scolastico comunale in via Malagodi 12. Nella home page possiamo vedere la domanda che abbiamo appena presentato. Nel caso non fosse stata inoltrata, invece del simbolo della stampante, troviamo un semaforo o un cestino. Cliccando sopra la domanda potremo riprendere la procedura. Nel caso si abbiano più bimbi per i quali presentare la domanda, rifacciamo lo stesso procedimento. Vediamo velocemente anche l'ipotesi di iscrizione di un alunno frequentante la primaria o secondaria Pascoli di Corporeno. Quando arriviamo in precisazioni sulla scuola frequentata, possiamo scegliere se confermare o rinunciare al servizio trasporto qualora la scuola dovesse essere trasferita a 100. Per il resto rimane tutto uguale. Abbiamo anche la possibilità di scaricare la domanda presentata, dove in fondo è segnato il numero di protocollo.